Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7, sono le 19 in questo istante e si è appena concluso a Roma, al Tempio di Adriano, il discorso di Luigi Di Maio, il passo indietro, forse il passo laterale, forse il passo per prendere la rincorsa, su uno sfondo abbastanza surreale, perché dietro di lui c'era il cartello Il Team del Futuro, evidentemente preparato nei giorni scorsi con tutt'altro obiettivo. Oggi doveva essere la giornata della presentazione dei cosiddetti facilitatori dei 5 Stelle nelle regioni, che effettivamente sono stati presentati, ma non era lo sfondo più adatto per un leader che stava lasciando. E lo commentiamo praticamente in presa diretta, in diretta differita, nel senso che è appena concluso, con il professor Gervasoni, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buonasera Marco, come stai? Buonasera Daniele, io bene e spero anche tutti quelli che ci ascoltano. Allora, Di Maio ha fatto un po' di mozione degli affetti, resteremo insieme, non mollerò, e Gian Roberto e Beppe, mi fido di voi, fidiamoci di noi, diciamocelo più spesso, però poi c'è stata anche una parte polemica e diciamo pure incendiaria. La cosa peggiore sono i nemici interni, quelli che privilegiano il ve l'avevo detto rispetto al proviamo a fare le cose insieme. Insomma, inutile girarci intorno. Se qualcuno, Grillo e altri, voleva scaricare su Di Maio le colpe di questi mesi, lui, diciamo da tennista, rimanda la palla di là e dice: sapete cosa? Io vi saluto adesso, ciucciatevelo voi il risultato dell'Emilia e poi facciamo i conti. Tu che idea ti sei fatto, Marco? Ma diciamo che poi è la prima volta nella storia, diciamo, recente in cui un leader politico si dimette prima di un'elezione, presupponendo che verrà spazzato via. E di solito, diciamo, i leader politici quando si dimettono dopo un'elezione elettorale, non 3 giorni prima. Cioè, vuol dire avere un'idea, vuol dire ovviamente è come un generale che scappa prima della battaglia, diciamo così, quindi l'effetto smobilitatore è abbastanza evidente. Quindi questo va preso come fatto formale. Come fatto sostanziale, poi naturalmente come sempre nella politica dei 5 Stelle non si capisce mai perché le decisioni sono prese, perché si dimette in questo momento, chi lo ha contestato all'interno, cioè, e perché lui fa questa cosa. Quindi siamo sempre nella solita opacità, tra l'altro appunto. Forse, diciamo, secondo la retorica 5 Stelle avrebbe dovuto essere come minimo sottoposto al sacro blog, no? Eh sì, Il eh sì, quesito. eh sì, eh sì, eh sì. Senti, però l'interpretazione prevalente è: ok, a Di Maio a questo punto fa comodo sfilarsi, così potrà, diciamo, combattere la sua battaglia con più libertà, però a tutti gli altri fa comodo che lui si sfili, nel senso che in questo modo, diciamo, l'alleanza tra PD e 5 Stelle si cementa, i critici diranno, e si può dire, i 5 Stelle si trasformano in una corrente del PD, in una specie di cespuglio della quercia. Ti convince questa interpretazione? Sì, nel senso che Di Maio era quello, diciamo, che faceva più resistenze per un'alleanza organica tra PD e 5 Stelle, quindi certamente lo scopo della sua dipartita, diciamo, politica, è certamente quello. Ludere ad un, se vogliamo vedere il risultato del 26, a un disimpegno, cioè come dire, io mi ritiro e quindi si ritira, diciamo, informalmente, ma politicamente il candidato, quindi dice, può essere che segue tra qualche giorno prima del 26 un invito agli elettori 5 Stelle a votare direttamente Bonaccini. Questo potrebbe anche essere, in questo caso, però sarebbe veramente, come dire, una missione di debacle, per cui a questo punto non si capisce che cosa differenzi il PD dai 5 Stelle da questo punto di E vista. così. E allora siamo arrivati all'Emilia Romagna, perché inutile girarci intorno, la tempistica è legata anche a chi si prende, diciamo, la patata bollente di commentare il risultato che per i 5 Stelle, sia che vinca la Borgonzoni, sia che vinca Bonaccini, sarà un bagno di sangue sul piano della lista pentastellata in Emilia Romagna. Tu che impressione hai di questa chiusura di campagna elettorale? Cioè, diciamo, naturalmente non possiamo dare sondaggi, non possiamo, però
Diciamo pure che Bonaccini aveva iniziato questa campagna con un'aria di sufficienza, con un piglio appunto sufficiente nei confronti della Borgonzoni. La campagna si conclude con toni nervosissimi, anche al di là dell'episodio Mihajlovic al quale arriveremo tra poco. Sì, i toni sono molto nervosi, appunto il riferimento è, adesso ne parleremo credo tra un attimo, appunto il fatto che un allenatore diciamo, faccia un endorsement nei confronti del candidato di centrodestra che riceva degli inviti a morire di tumore fa capire, come dire, qual è il clima che si respira lì, quindi di grande preoccupazione, di grande, perché insomma gli ultimi sondaggi pubblicabili, poi non diamo quelli che noi sappiamo, è così, però gli ultimi davano comunque un risultato molto stretto, sia in una direzione sia nell'altra, quindi proprio il classico caso in cui è difficile prevedere. E però appunto il nervosismo sul campo della sinistra, invece una apparente baldanzosità del campo del centrodestra, lascerebbe presupporre che i sondaggi segreti diano altri risultati. E allora arriviamo proprio all'evento Mihajlovic di stamattina. Lo conoscete tutti, è l'allenatore del Bologna, è un professionista, prima calciatore, poi allenatore molto stimato dai tifosi delle squadre per cui ha giocato o allenato, è stato colpito da una terribile leucemia. Nei mesi passati la stampa mainstream ha molto lodato il suo temperamento anche nell'affrontare la malattia. E all'improvviso, però questo accade con gli uomini liberi, li ha presi in contropiede. Stamattina ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino dicendo: sai cosa c'è? Io voterei per il cambiamento, bene, voterei e invito a votare Salvini e la Borgonzoni. Mi pare che la cosa faccia molto male a sinistra anche per due ragioni. Numero uno, perché la cosa riguarda Bologna, che era, no, proprio dal punto di vista elettorale, nella geografia elettorale dell'Emilia-Romagna, l'unica città dove potevano sperare di andare a valanga rispetto alle altre. E poi perché tutto il discorso del voto disgiunto, eccetera, glielo ammazza così, no? Si spiega così la reazione furente o come? No, è una cosa totalmente irrazionale, perché poi tra l'altro si sa che questi endorsement, soprattutto di attori e di uomini sportivi, diciamo difficilmente hanno un effetto immediato, però a questo punto ce l'hanno, perché diciamo, se volevano ridurre a nulla come dire, l'effetto della dichiarazione di Mihajlovic, così hanno prodotto l'effetto contrario, perché adesso con questi dementi che gli augurano la morte, diciamo, il caso Mihajlovic è stato polarizzato. Quindi Certo. ancora una volta si dimostra l'incapacità, diciamo, della sinistra di gestire una campagna elettorale. Insomma, sembrano dei dilettanti allo sbaraglio. Senti, è proprio l'ultima cosa riguarda l'altro, diciamo caso, l'altro scandalo che da ieri sera si è scatenato. Che cosa è successo? Matteo Salvini, un po' col piglio goliardico, un po' della provocazione, un po' di quello che sta sul campo e sta in periferia, accompagnato da una signora che ha avuto in famiglia una tragedia di un figlio morto per overdose, si è presentato, telecamere al seguito, a fare la famosa citofonata che tutti sappiamo presso l'appartamento dove vive un presunto spacciatore. Apriti cielo, cioè, ora non è questa la sede per discutere di garantismo, non garantismo, politica sulle droghe, cioè, ma ti domando, ma è possibile che la sinistra si sia così confusa e impazzita da pensare che in un derby mediatico tra Salvini e un presunto spacciatore, questo tipo di derby possa giovare a loro, cioè alla sinistra? Non è anche questo proprio un errore di scelta del ring e dello sport, diciamo? Ma noi sappiamo che tendenzialmente la sinistra prende adesso per essere le parti dei criminali, diciamo così, rispetto alla gente comune. Abbiamo visto un sacco di volte. Questo caso a me ricorda personalmente quello delle elezioni del 2018, quando
Ci ricordiamo tutti il caso di Macerata, in cui Salvini prese una posizione molto radicale, e tutti i commentatori e i giornaloni dicevano: ah, questo lo danneggerà dal punto di vista elettorale, eccetera, eccetera. Abbiamo visto come è andata a finire, e secondo me l'effetto sarà difficile da quantificare, però va più in quella direzione. L'aspetto sulla, dire, sulla, sulla, sulle persone, sugli elettori dell'Emilia Romagna, che poi non leggono gli editoriali dei giornaloni, come li chiamiamo, o dei giornali dell'establishment, diciamo. Bene, allora chiudiamo qui questa chiacchierata di questo pomeriggio. Il professor Gervasoni lo ritroverete venerdì mattina nella rassegna Politicamente Scorrettissima, che invece domani vedrà la presenza di Francesco Galietti. Grazie a chi ci ha seguito, al professor Gervasoni che era appena reduce da un viaggio e quindi si è reso disponibile a conversare essendo in movimento. L'invito è però soprattutto domani mattina quello di passare in edicola a prendere La Verità e Panorama. Buonasera a tutti, buonasera al professor Gervasoni. Grazie Daniele, buona serata a te e a tutti.